andarsi a salvare! Il timone è tuo, comandante! In posizione! Su, ora! Vele, ora! Gli ateniesi hanno bloccato l'ingresso della baia. Preparate i remi! Spiegare le vele! Iniziate a remare! Forza con i remi! Equipaggio in posizione di battaglia! Arcieri! Abbiamo delle frecce in arrivo! Stanno per attaccare!
pronti! Arrivano! Stanno per capirci! Tira, Sandra! Credo che vogliano speronarci! Veloce, forza! Arcieri! Rallentare! Non fa alcun prigioniero! Guardate! Come quel cane ateniese di Pericle vi teme! Si nasconde nel suo partenone, circondato da drammaturghi e sofisti! Lui non osa affrontarvi con onore sul campo di battaglia! Sa bene che siete troppo forti! Sa bene che i giorni di Atene in Megaride sono contati! E sa anche che Atene sarà la prossima! Tu! Hai spezzato tu il blocco ateniese. Mi stavano tra i piedi. Sparta ti è debitrice. Di che ti ha benedetto, amico mio. Sei arrivato in tempo per assistere alla gloriosa vittoria di mio padre. Se Nicolao è tuo padre, significa che tu sei mio fratello. Hai preso un colpo in testa combattendo. Di che stai parlando? Il lupo è mio padre, oltre che il tuo. Sciocchezze.
Prima di adottarmi aveva due figli, ma entrambi morirono a Sparta molti anni fa. Eccetto quello che hai davanti in questo momento. Me l'hai quasi fatta, ma non sono nato ieri, Mistios. Torniamo a parlare del perché sei qui. Cosa ci fa un mercenario nel bel mezzo di una guerra per cui non è stato assoldato? Dimmi perché sei qui o ti faccio a fette per aver sprecato il mio tempo. Passavo di qui e ho fiutato un'opportunità. Io fiuto solo le tue menzogne. Sei un mercenario e come tutti gli altri sei qui soltanto per uccidere il lupo. Forse hai fatto male a venire qui. Ho visto dei fratelli spartani nei guai e ho pensato che un mercenario ben armato potesse far comodo. Sì, siamo spartani e non abbiamo bisogno di quelli come te. Ma mio padre mi ha insegnato a sfruttare ogni risorsa e forse puoi essermi utile. La flotta è distrutta, ma la Megaride è sotto il controllo degli Ateniesi. Dobbiamo indebolirli se vogliamo affrontarli in campo aperto e rispedirli ad Atene. Come sta andando la guerra? Il blocco degli Ateniesi è stato un tentativo disperato di fermare la nostra avanzata in Megaride. Ora ci prepariamo a cacciarli dalla regione una volta per tutte. I nostri ricognitori stanno localizzando dei bersagli chiave per preparare l'assalto. Sotto il comando del lupo, noi vinceremo. Tuo padre, chi è esattamente? Nicolao, il lupo di Sparta. Quando ero un ragazzo, la mia abilità lo impressionò e mi prese sotto la sua ala. Mi addestrò personalmente e finì per adottarmi. È mio padre e il mio mentore. Vivo per renderlo orgoglioso. Di certo avrei sentito parlare di lui. Per sentito dire. Dubito che gli rendano giustizia. È un grande guerriero e un eccellente generale. Lo seguirei anche nel regno dei morti. E perché vi serve un mercenario per farlo? Avete a disposizione parecchi soldati. Non è una questione di quantità. I Megarici sono nostri alleati. Non invieremo soldati finché non avremo la vittoria in pugno. I miei ricognitori stanno localizzando dei bersagli chiave. Vi aiuterò a liberare la Megaride, al giusto prezzo. Tipico di chi fa il tuo mestiere. Niente onore o senso del dovere. Ma è meglio averti con noi che contro di noi. I nemici hanno già un mercenario dalla loro. Non hanno bisogno di altro aiuto. Se riusciamo ad attirare il loro capo allo scoperto e a eliminarlo, schiacceremo gli Ateniesi sul campo di battaglia e li rispediremo ad Atene. Distruggendo le scorte, rubando il tesoro ed eliminando le truppe scelte, dovremmo renderlo vulnerabile. Prendi questo e mostralo ai miei ricognitori. Se li incontri, contattali per ottenere informazioni. Potrebbero aver bisogno del tuo aiuto. Il forziere che devo rubare, perché è così importante? Un esercito è fatto di uomini che devono essere pagati. Ruba le loro dracme, perderanno ogni voglia di combattere per le ambizioni altrui. Gli Ateniesi sorvegliano strettamente il loro tesoro nel forte ai piedi del Monte Gerania. Che scorte devo distruggere? Qualsiasi cosa sia utile agli Ateniesi. Cerca casse di rifornimenti e armi. Il porto di Nisaia nella valle di Rellelego è un ottimo posto da cui iniziare. È il luogo in cui arrivano i loro rifornimenti. Dov'è il capo degli Ateniesi? È a Megara, protetto da mura di pietra e da una guarnigione di soldati. Ma uccidi i suoi uomini, distruggi le sue scorte e derubalo, e lo renderai vulnerabile. Forse so come agire. Ricorda, ogni soldato ateniese che elimini ci aiuterà a ottenere la vittoria. E quando avrò messo gli Ateniesi in ginocchio per conto di Sparta, otterrò quell'incontro con Nicolao. Altrimenti toccherà a te. Manda quei cani ateniesi nell'Ade, Mistios. Fallo, e il lupo si accerterà personalmente che tu venga ricompensato.
Se voglio avvicinarmi a Luther, devo aiutare Stentore a sconfiggere gli ateniesi. Non c'è tempo da perdere. Su, bello! C'è qualcosa che ti serve? Grazie per avermi fatto visita. Andiamo! Un altro giorno di caccia inizia. Potrebbe essere uno dei ricognitori di Stentore. Pare che abbia qualche problema. Sconzerò fino all'ultimo ateniese responsabile di tutto questo. Vigliacchi! Quando saranno morti, Stentore... Che è successo qui? Che ci fai qui, Mistios? Sai niente su quanto è successo qui? Sono un professionista. E un amico. Che cosa intendi dire? Se fossi stato io, mi sarei preoccupato di nascondere le tracce. Ah, ha senso. Chiunque sia stato non è stato attento. Ha fatto in modo di essere scoperto. O forse voleva mandare un messaggio. Mi manda Stentore. Sono qui per aiutare come posso. Ti manda Stentore? Sparta non controlla del tutto la Megaride. Per ora. In questa regione mi posso muovere più liberamente di uno spartano. Gli ateniesi si sono dimostrati più tenaci del previsto, ma non resisteranno. Contro Sparta, certo. Chiacchiere. Finché non arriverà quel giorno glorioso, dovremo scoprire cos'è successo qui. Tu hai qualche idea? Non ancora. Per il momento. Devo dare un'occhiata più da vicino per capire cos'è successo. Sono stati dei professionisti a compiere questo massacro. Non credo che dei banditi ne sarebbero stati capaci. Mancano i rifornimenti. Non possono essere lontani. Non hanno usato i carri. Sono andati da questa parte nella foresta. Non credo che troverò altro. Devo fare rapporto. Sono stati gli ateniesi. Ho trovato dei frammenti di cristallo verde. Banditi, le montagne sono piene di grotte e la guerra li ha resi più audaci. Thank you.
Se fossero stati ateniesi, avrebbero rubato anche i carri. Mentre i banditi non avrebbero avuto speranze contro degli spartani addestrati. Che cosa vuoi dire? Non ne sono sicuro. Chiunque sia stato è andato nella foresta. Inizierò a cercare lì. Eccoli là. È ora di cavalcare. Ehi! Partiamo adesso. Stanno cucinando qui vicino. È una riunione privata? O posso unirmi? Cosa? Chi? Ti prego, vattene! Non sembrate dei criminali. Gli spartani vi hanno sottovalutati. Cosa? Aspetta, no! Ti prego, non hai capito! Cosa c'è da capire? A me sembra fin troppo chiaro. Ti prego, lascia che ti spieghi. Faresti meglio a dirmi perché non dovrei ucciderti e restituire i rifornimenti. Ti prego, ti dirò tutto quello che vuoi. Siete la peggiore banda di ladri che abbia mai visto. Per gli dèi, no! Siamo cittadini di Megara. Ti prego, abbi pietà. Questa guerra ci è già costata abbastanza. Pietà come quella che avete mostrato a quegli spartani? Noi abbiamo solo preso del cibo. Hircano ci ha detto di prenderlo e ci ha detto che ci avrebbe aiutati. Hircano? Sì, il mercenario. Ha detto che ci avrebbe dato il cibo e che gli ateniesi non lascerebbero mai morire di fame la loro gente. Spiegatevi. Non è saggio irritare gli spartani. Ti prego, non siamo ladri. È il nostro cibo, è il nostro raccolto! Ci hanno portato via tutto! I nostri bambini muoiono di fame! E vi vendicate con l'omicidio. Una bella lezione per i bambini. Omicidio? No! Ti prego, non abbiamo mai fatto male a nessuno. Un Mistios ci ha detto dove trovare il cibo. Erano già tutti morti. Basta! Non sono qui per discutere. È troppo tardi per farlo. Sono qui per scoprire chi ha commesso questo crimine contro Sparta. Fatti da parte. Non morirai oggi. Restituirò le scorte agli spartani. Allora dovrai passare sul nostro cadavere! Non dire sciocchezze! Prendi il cibo che ti serve. Dirò che vi ho uccisi e che ho preso quello che è rimasto. Saranno soddisfatti. E il cibo? Che ne sarà delle nostre famiglie? Per le vostre famiglie sarà meglio se non morite. Accettate la mia offerta e non rubate più. La prossima volta non avrete a che fare con me. Sì, Mistios.
Grazie. Presto, prendi ciò che riesci e vai. Presto. Riesci tutto. Ti si nevi, Mollis. Di tutto io. Grazie agli dei non hanno cercato di combattere. Oggi non sono dell'umore per uccidere civili affamati. Ah!